chiesto io alla Presidente Giulia Salvi di poter realizzare la presentazione del festival a Perugia. Credo che Perugia sia una città idonea per la presentazione di tipo di evento culturale come il Festival di Cartagena. È una città che con i suoi spazi, con il suo ambiente, con la sua atmosfera, consente bene di proporre al pubblico, alla stampa, agli specialisti un evento raffinato come il Festival di Cartagena. Abbiamo allestito questo bellissimo spazio, il Santa Cecilia, che si presta per l'acustica, per l'ambientazione, a ospitare i concerti, le conferenze, quanto abbiamo fatto. Curiosità per il vecchio mondo di sapere cosa sta succedendo in Sud America. Cosa diversa possiamo trovare noi in questo festival che ci può interessare a noi di venire a ascoltare? E è effettivamente una musica che è rimasta fra di noi, che le manca un po' di quella sofisticazione che voi avete naturalmente. Allora, è scoprire questa musica, i suoi suoni, come avete ascoltato ieri al maestro Miravassi, suonarla, ha tutto un senso. Informazione più specifica con cui definiamo quei posti è che lì non c'è una identità esclusiva come qui in Europa, ma un'identità che si costruisce attraverso un meccanismo di inclusione, sincretizzando una molteplicità di razze e culture che sono state più o meno coattamente forzate a vivere insieme nel corso di una storia che ha mischiato momenti di una violenza inusitata con altri invece di una poesia incredibile, e questo è il Sud America. E allora l'idea è di partecipare a questo processo, addirittura l'ambizione è un po' di influenzarlo, ma non solo con l'idea di andare lì a ricolonizzare una cultura, il contrario, a riportare qui una vitalità e una possibilità di fare musica che oggi in Sud America sta marcando il passo.
la unión entre la música que nosotros traemos tradicional junto con la experiencia de un gran clarinetista como Gabriel Mirabazzi, con el cual hemos tenido una conexión bastante exitosa y ha sido muy chévere el trabajo con él. Es muy importante para la música porque es también implementar o complementar un poco lo que también se hace dentro del folclore, que es la parte de la improvisación, ¿sí? De libre improvisación. Es muy chévere porque se complementa mucho con el trabajo que ya tiene Gabriel y hay bastante conexión. Estamos aquí en la presentación del Festival de Música de Cartagena en Italia, hoy en Perugia, y tenemos la posibilidad y la oportunidad de acompañar como Embajada de Colombia, como gobierno colombiano, esta presentación que se conjuga perfectamente en el objetivo que llevamos adelante de promocionar la cultura colombiana en el ámbito italiano. Colombianos nos sentimos muy satisfechos de que procesos como este se estén dando en el mundo y particularmente en un país, una región tan bella como la que estamos visitando el día de hoy. El trabajo que se viene desarrollando y que está haciendo este grupo con el apoyo y el liderazgo de Julia Salvi nos parece demasiado importante y creo que tiene una gran connotación para el futuro de la cultura de nuestro país. Marche Colombia vuole essere qui con il Festival Internazionale della Musica, proprio a Perugia, una città nettamente culturale, e fare un ponte attraverso questo senso della musica, questo senso della cultura. Perché? Perché Colombia adesso è libri, adesso è letteratura, la Colombia è cinema, la Colombia è soprattutto attraverso queste ponte che possiamo fare con l'Europa. Un vecchio e un nuovo mondo attraverso sempre per l'arte, si può dire che in quel senso, che quando si cerca un paese dove si tende un ponte per fare più uniti, la risposta è Colombia. Para que se mantenga más como estable la base entre el clarinete y el arpa, entonces entra este instrumento, el 4, a ser parte y se forma el trío. Después somos invitados aquí a participar en el lanzamiento de 2014 y pues incluimos el bajo para tener una mayor profundidad pues en la armonía y que el grupo suene un poco más amplio. Questo chitarrista, questo arpista gianero che ha, non so se ce n'ha 18, se non ne ha 18, ha 19 anni. No.
su invito al maestro Mirabassi per lavorare insieme a questo musicista, un giovane che poi tra l'altro è un grande esponente della nostra musica, che ha vinto tutti i concorsi fino a che non lo accettano più perché deve dare spazio ad altri. Però il valore musicale senza conoscere la musica lo ha portato, non basta, allora lo ha portato a studiare. Mi nombre es Elvis Alejandro Díaz, soy arpista folclórico. Mi experiencia en el Festival de Cartagena ha sido inolvidable porque primero inicié como joven talento en una serie que hace el Cartagena Festival. Después ya vine como becario a tomar clases de arpa en el Festival Clásica. Ya después nos unen a Gabriel y a mí, pero en vista de mi poca experiencia en la música, acudimos al maestro Juan Carlos Contreras y de ahí hicimos un trío en el cual tocamos el año pasado. Pues inicié con el arpa, ¿no? Eso fue, es muy curioso porque yo estaba viajando y pues yo no quería salir de la piscina. Entonces me llevaron a escuchar un festival de arpistas, jóvenes también, y cuando escucho a un muchacho tocar arpa, el sonido del arpa de una vez me entra y prácticamente me cautivó. Entonces, de una vez le dije a mi mamá que me pusiera a estudiar arpa.
poi è l'obbligo di ringraziare le istituzioni italiane che hanno collaborato e consentito la realizzazione di questa esperienza, principalmente il sindaco del comune di Perugia, la regione, il conservatorio, l'università per stranieri e soprattutto le istituzioni colombiane, tra cui l'ambasciata e Marca País, che ha dato un grande apporto per far sì che questa esperienza possa essere realizzata. Pienso che questo fu un po' la sintesi anche per cambiare di alguna maniera la forma di referirnos in questa relazione tra il viejo mondo e il nuovo mondo. Creo che oggi stiamo abriendo, non un spazio, ma confermando che stiamo parlando di un mondo comune, un mondo dove si incontrano momenti, storie e culture differenti, ma che indudablemente sta nel compromesso di costruire un mondo comune che tenga la cultura come base, la umanità, la creatività e la volontà realmente di difendere il mondo verso il futuro.